a tutti amici di Rete Net Vision, ben ritrovati con la quarta puntata di In Viaggio con Christian. Siamo in diretta e siete pronti, siete carichi per partire alla scoperta di un'altra terra straordinaria tra le tante bellezze che la nostra penisola può offrire. Vi ricordo sempre che siamo in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook, oppure sull'altro canale social che è Twitch, ma anche Instagram, sul canale 172 di Telefutura in Campania. E vi ricordo sempre anche che potete scrivere alla mail della trasmissione in viaggio con Christian @retenetvision.com. Bene, io direi che bando alle ciance, possiamo partire alla scoperta di Orvieto, perché questo è il luogo in cui Christian oggi vi porterà a viaggiare, e lo facciamo subito con un ospite d'eccezione in collegamento da Orvieto, quindi un orvietano, Giorgio Campanari, dalla sua bottega La Mia Orvieto. Buonasera Giorgio. Buonasera Christian, buonasera a tutti. Buonasera, è un piacere rivederti, anche se purtroppo anche se con questa modalità purtroppo in collegamento virtuale, ma io e Giorgio ci siamo già conosciuti, perché quando sono stato ad Orvieto nella sua bottega nel 2019, ecco, mi ricordo molto bene. Giorgio, vuoi spiegare un pochettino la tua attività nel centro storico di Orvieto? Tu sei proprio in corso Cavour, voglio dire, quindi il corso principale della cittadina. Sì, io sono proprio nel cuore della città di Orvieto, sono all'ombra della Torre del Moro, che è il centro della città, è la torre con l'orologio, e a un passo proprio dal Teatro Mancinelli di Orvieto. E faccio parte di quelle botteghe, diciamo di quei negozi di vicinato. La mia è una bottega prettamente artistica, artigianale. Fondo, che cosa faccio? Io ho ripercorso la tecnica dei piccernai medievali, che erano i decoratori delle copertine dei libri. Infatti la peculiarità delle mie tavole sul legno che assomigliano a libricini. Poi Christian, ti ricordi? Le hai viste anche tu? Certo, no, ma io faccio vedere anche una, come dire, un'opera d'arte, ecco, la voglio dire così, che io acquistai da te. Questa è una foto che ho scattato io, però Giorgio mi ha realizzato questo quadretto con questa foto di una delle vie principali di Orvieto, quindi la tengo sempre con me, ecco, quest'opera, questo giusto per darvi un assaggio di quello che fa Giorgio ad Orvieto. Ma Giorgio fa tante cose nella sua bottega, e dici un po', io so che da poco, tra l'altro, da te ci sono stati anche ospiti importanti, cioè tu hai avuto una VIP d'eccezione come Alessandra Mastronardi, che è venuta a trovarti, che ricordiamo. Sì, quello è un altro capitolo, il capitolo ospiti, sì, anche essendo vicino appunto al Teatro Mancinelli, molto spesso, almeno in passato, capitava di avere molti ospiti. Purtroppo adesso con il lockdown la cosa si è ridimensionata e quindi gli ospiti si vedono più poco, però ho avuto proprio nemmeno una settimana fa qua nella mia bottega anche Alessandra appunto Mastronardi con il suo nuovo compagno Ross McCall, perché hanno girato per 3 settimane qua a Orvieto il film che sarà prodotto dalla Rai su Carla Fracci. E quindi, ecco, come location ero vicino e si sono innamorati subito della mia bottega e ho fatto anche a loro delle personalizzazioni. E ritornando alla mia arte, che dire, ho iniziato circa 10 anni fa, all'inizio facevo mercati, ero un mercatale, diciamo, e poi dopo ho avuto quella sensazione, ma soprattutto quell'esigenza, quella voglia di creare un brand, di creare un marchio e di dare stabilità alla mia arte. E così 6 anni fa ho aperto questa gradevole, così dicono i turisti, bomboniera, e al centro di Orvieto. E praticamente all'inizio che cosa facevo? Facevo delle stampe sulle mie fotografie. Poi man mano ho raffinato la tecnica e ho iniziato a fare dei manufatti sia moderni che tradizionali. Sono anche digital artist per quanto riguarda appunto la pittura digitale,
sono conosciuto come col nome col nome di King Jeremy, e potete trovare parecchi miei lavori su Instagram, ma anche su diversi siti internazionali. E ritornando, ecco, la mia tecnica praticamente ho iniziato a stampare i negativi dei miei scatti fotografici. Da lì ho ripercorso la tecnica dei Bickernai medievali, e quindi che cosa facevo? Marmorizzavo le mie foto sul legno. È tutta tecnica mista che parte dalla pittografia lignea, ma anche dalla tecnica della pittura, perché se, tante volte mi capita appunto di ridigitalizzare le mie pitture in acrilici. Per esempio, faccio anche dei ritratti di personaggi famosi, musicali. E poi ecco, qua vicino a me ho un assaggino per farvi vedere qualcosa. Allora, per quanto riguarda, mantenendoci sul tradizionale, allora la tecnica che faccio praticamente è la marmorizzazione della pittura, della stampa. Praticamente io stampo la pittura che voglio appunto riprodurre, e poi inizio la lavorazione con una marmorizzazione. È tecnica mista, come ho detto, perché sposo anche la tecnica dei cartapestai campani, quindi a casa di casa vostra, diciamo. E solamente ho ampliato la tecnica utilizzando determinati materiali. Fai vedere un po' più da vicino l'opera, scusami Giorgio, così fai vedere meglio anche la bellezza della tua tecnica, perché va vista nel dettaglio effettivamente. Sì, e per esempio ecco, anche al tatto, e se vedete anche proprio visibilmente, sembra un manufatto artistico in marmo, in realtà è in legno. E Ebbene. la resa è molto alta, devo dire la verità, specialmente anche per quanto concerne le miniature. E io ho fatto anche tutta una collezione per quanto sempre riguarda il sacro, di miniature raffiguranti e concernenti il Corpus Domini, che è la festa massima di Orvieto. E poi ecco, oltre al tradizionale, ho parecchi clienti, ma soprattutto amici, mi chiedevano di osare con il moderno. Così ho iniziato appunto a fare questa tecnica antica, diciamo, con le mie pitture digitali, oppure scegliendo dei soggetti appunto moderni. Infatti da me potete trovare anche riproduzioni di locandine di film dagli anni 50, ma anche film odierni, oppure appunto musicisti. Ho un'ampia collezione, per esempio, di jazz, di scatti del fotografo internazionale Gottlieb, degli anni 30, che riprendono, da me personalizzati nel dettaglio, che riprendono gli anni d'oro del jazz a Chicago, negli Stati Uniti. E ho fatto anche quella collezione, che è una collezione che prende più di 50, sono più di 50 pezzi, proprio sempre per dire che a Orvieto c'è un altro appuntamento, oltre a quello religioso del Corpus Domini, un appuntamento, diciamo, più simpatico per le masse e per i laici, diciamo, per le masse laiche, ovvero Umbria Jazz Inverno. Umbria Jazz Inverno quest'anno è venuto appunto a mancare, è stata una tristezza immane, perché noi commercianti del centro storico, con questo appuntamento lavoravamo veramente bene, e diciamo ci aiutava a svernare, no? Come dire, perché nei piccoli borghi si vorrebbe il turismo 365 giorni l'anno, però purtroppo in determinate realtà non è così. Da noi il turismo di solito c'è dalla primavera fino appunto all'inverno, c'è un periodo di
tre mesi morti che vanno da gennaio, da gennaio fino agli inizi di aprile. Certo, Giorgio, innanzitutto ne approfitto per farti i complimenti perché appunto tu hai saputo coniugare nel corso del tempo, affinandoti sempre di più sacro e profano, ma Sì. anche quella che poi in effetti è Orvieto con quelle che poi sono, con quelli che sono altri aspetti della cultura a 360 gradi. E secondo me il segreto della tua capacità attrattiva per mezzo della tua bottega e delle tue opere sta proprio nel fatto che rispondi a più esigenze diverse, a un pubblico molto eterogeneo da questo punto di vista, perché valorizzi quella che è Orvieto, ma allo stesso tempo valorizzi anche altri aspetti della cultura che alle persone possono far piacere, e questa è una cosa veramente bella. Ma io, a proposito del turismo ad Orvieto, io ti volevo fare giusto un'ultima domanda, poi mi rendo conto che comunque, insomma, essendo zona rossa l'Umbria ed essendoci il coprifuoco da te alle 21, non voglio trattenerti oltre, ma lo farei, però non voglio assolutamente, come dire, essere responsabile di una possibile multa, quindi facendo le corna, mi auguro di no, io continuerei a parlare con te, però Tranquillo. mi preme chiederti una cosa, ecco, a Sì. proposito del turismo che adesso purtroppo non sta vivendo un bel periodo, per non parlare sempre in maniera negativa, perché tanto il negativo lo sappiamo, sappiamo che purtroppo il periodo è nero, ma tu, non so, hai una proposta da fare per rilanciare il turismo ad Orvieto, uno sguardo su quella che può essere l'estate orvietana, quale pensi possa essere la strategia per rilanciare il turismo e per sperare che poi, ecco, quando si ritornerà a viaggiare, le persone ci verranno di nuovo a vedere questo bel posto che, tra poco scopriremo insieme, tra l'altro, in trasmissione. Che dire, allora da un anno e mezzo, 2 anni a questa parte c'è da dire, c'è da fare un plauso anche all'amministrazione comunale, in quanto ultimamente aveva investito molto sul turismo e aveva fatto pubblicità, diciamo, per la nostra Orvieto, per la nostra città. Peccato appunto la pandemia, che ha bloccato tutto, perché noi, per esempio, per la prima volta ci stavamo avvicinando ad un turismo di 365 giorni. Il 2020 era iniziato alla grande, proprio benissimo. Poi purtroppo il 6 marzo è finito tutto. Abbiamo un pochino lavorato, no, abbiamo lavorato molto bene ad agosto, i primi di settembre, poi si è fermato tutto. Il Natale è stato appunto un po' giù di toni, appunto per l'assenza di Umbria Jazz, però ecco, Orvieto è sempre stata un'attrattiva anche per il periodo di Natale, seppur le strade erano vuote, si sono fatte una serie di iniziative, di manifestazioni che hanno comunque sia dato orgoglio alla nostra città e soprattutto hanno acceso una speranza. Infatti i monumenti sono stati tutti illuminati con delle luci particolari, molto suggestiva era stata. Così il Pozzo di San Patrizio è stata fatta un'installazione, una gigantografica di una stella cometa proprio ai piedi del Duomo. E poi ho fatto anch'io un'installazione a quartieri medievali molto interessante, un'installazione molto dura, insomma, per quanto concerne il lavoro. Infatti ho fatto un presepe di arazzi sui tetti medievali. Ah, Peccato che adesso che non ho. bello, veramente originale anche come idea, originale. E quindi guarda, sì, purtroppo la situazione è quella. È triste, per uscire io penso che al più presto dobbiamo, con i vaccini, dobbiamo vaccinare più persone possibili, e se no da questa situazione triste non se ne esce. Ecco, poi per quanto riguarda appunto, adesso vi vorrei fare, se possibile, una carrellata nella mia bottega volevo anche finire con il moderno, perché si è parlato di tradizionale, però il moderno non l'ho fatto vedere. Questi erano i famosi ritratti che vi dicevo in acrilico, che poi riproduco digitalizzandoli in pittografia lignea. E questa invece è la classica
Bicherna medievale. Quindi ecco, da me trovate il sacro, profano, il moderno e tradizionale insieme. Vi voglio far vedere adesso un pochino la mia bottega. Certo, perché così quando si ritornerà a viaggiare le persone ad Orvieto devono recarsi al Corso Cavour, alla bottega La Mia Orvieto di Giorgio Campanali. Deve essere lì, Grazie, grazie. assolutamente. Vendo, per notizia, Perfetto. faccio anche commissioni e vendo su internet. Mi potete trovare su Instagram, il nome è La Mia Orvieto, e così su Facebook. E voi mi potete mandare un messaggio e io senza problemi spedisco in tutta Italia e anche all'estero. Questo per notizia. Perfetto, E perfetto. adesso, se volete, vi faccio vedere una piccola carrellata. Facci vedere un po' questo mondo che è parte di te e che spero poi possa essere parte dei turisti che verranno a trovarti e anche parte di me che ci sono stato e che ci ritornerò senz'altro. Allora, questa è la parte, diciamo, tradizionale, infatti riprendo raffigurazioni umbre e di Orvieto, le Madonne più importanti di Orvieto, abbiamo anche Santa Cristina di Bolsena, che è molto vicina a Orvieto, e Bolsena è passato, la storia di Bolsena è diciamo, molto legata con la nostra città. Faccio anche gigantografie, come potete vedere, questa è l'ala medievale, ho anche un piccolo angolo di editoria per quanto concerne i libri di Orvieto. Non so, È chiedo scusa. uno stigno praticamente La Mia Orvieto di Giorgio Campanari e io veramente, ecco, rivedendola adesso mi sto ricordando di quando ci sono stato, quindi veramente è davvero Ci sono anche, ecco, i miei acquerelli, qui ci sono le battaglie medievali, le panoramiche, faccio uno scorcio veloce sul Duomo, sulle panoramiche di Orvieto, i miei acrilici moderni, astratti, Che bello. ho anche un'ampia collezione appunto rinascimentale con i caravaggeschi più importanti. Queste sono le bicherne. Ci sono anche dei miei scatti fotografici. Questo per esempio è un dettaglio del Duomo preso del panoramico in skyline di qualche anno fa. È molto carino. È anche il bestiario medievale, che è questo che vedete. Si va poi ecco agli affreschi di Luca Signorelli, perché all'interno del Duomo abbiamo anche questa meraviglia degli affreschi. Poi ecco, più mi avvicino di fuori, queste sono le ultime cose tradizionali che faccio, l'arcimboldo. Avvicinandoci di fuori invece troviamo inizia l'ala moderna. Che Faccio bello. anche delle, appunto, quello, come dicevo all'inizio, delle rappresentazioni per quanto concerne locandine di film. Poi ecco, questi sono i vari ritratti che faccio a artisti famosi. C'è Parecchi sono un mondo da scoprire alla mia Orvieto. Giorgio, io ti lascio perché mi preme che tu torni a casa proprio per il coprifuoco perché mi preoccupo davvero. Però allo stesso tempo ti ringrazio perché ci hai dato un assaggio non solo di arte, ma anche di speranza. E quindi Guarda, Cristian, una cosa, Cristian. dici Giorgio, prima che ci Allora, come salutiamo, sai, dici. faccio anche queste personalizzazioni. E fra i vari big, da questa sera c'è anche un altro big. Non so se lo riconosci. Ah, ma cosa vedi? Ma chi è? Chi sarà mai questo? Ah, che onore, guarda Giorgio, che onore, grazie. Al più E poi presto non ti mi sono manderò. mai sentito principe nella vita, mi hai dato un'ottima opportunità di muovere. Grazie Giorgio, davvero. Grazie a voi, Non vedo grazie a l'ora di voi. ritornare ad Orvieto per riabbracciarti. Io È stato un vi piacere, saluto veramente. tanto, il piacere è stato mio e vi ringrazio di avermi dato questa possibilità e ci vediamo prossimamente ad Orvieto. Un invito che finisca molto presto questa situazione triste e venite a Orvieto.
Grazie Cristian, buona serata a tutti. Grazie a te Giorgio, è stato un immenso piacere rivederti. Ciao, buona serata, grazie. Ovviamente il viaggio deve ancora cominciare. C'è stato solo un assaggio per adesso. Quindi non cambiate canale, ci sarà giusto un attimo, 2 minuti di spot e poi ritorniamo subito alla scoperta di Orvieto. Shops, la tecnologia giusta per ripartire insieme. La recente pandemia ha accelerato notevolmente la necessità di passare al digitale per molti business italiani, ma per le piccole compagnie e i negozianti autonomi creare un e-commerce funzionale può essere un grande ostacolo. I problemi degli e-commerce tradizionali possono essere molteplici, ma con Shops hai la soluzione. Nessuna spesa iniziale, un network di clienti locali e internazionali, semplice e intuitivo per ogni cliente. Il tuo negozio, la tua piattaforma, il tuo network. Shops con la sua struttura digitale ti aiuterà a far diventare il tuo business un'eccellenza locale in un network globale. Shops è partner di Rete Net Vision, la prima televisione digitale in cui potrai richiedere il tuo spot professionale a partire da soli 4 euro. Shops, la nuova dimensione è il mondo. Eccoci ribentrovati sempre su Rete Net Vision. Vi ricordo sempre la nostra diretta Facebook oppure anche su Twitch, Instagram, Telefutura, il canale 172. Abbiamo avuto il piacere di parlare con Giorgio Campanari, che è veramente una grande persona ed è un bottegaio che lavora sodo ad Orvieto, un punto focale del turismo nella cittadina in provincia di Terni, in Umbria. Prima di tutto però volevo anche ringraziare tutti voi dei commenti che sono veramente numerosi in pagina. Ne devo leggere qualcuno perché veramente ce ne sono tanti e quindi questa cosa mi fa ben sperare, nel senso che davvero c'è gente che ha ancora voglia di viaggiare, che non si fa abbattere nonostante le difficoltà, perché tanto torneremo a viaggiare, questo è chiaro. Lucia Ballini che scrive "Speriamo bene", quindi per ricalcare il messaggio di speranza di Campanari, Franco Ligas che augura buon viaggio, Simona Mariani buona trasmissione, Licia Crispini complimenti al signor Campanari per la sua originalità artistica e poi tante altre persone che stanno guardando e che stanno commentando. Io saluto tutti e ringrazio tutti, però adesso non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire tutti insieme per scoprire questa bellissima città che è una delle perle dell'Umbria, cuore verde d'Italia. Eh sì, e allora io direi che per rinnovare la bellezza possiamo anche lanciare una clip per vedere quello che vi sto per raccontare. Innanzitutto vi leggo questa piccola introduzione dalla guida dell'Umbria del Touring Club Italiano. Queste guide sono veramente preziose come fonti. C'è scritto qui che per la peculiare posizione e il paesaggio che la circonda, Orvieto trasmette ancora il senso di un'antica potenza e un'immagine di inalterabile fascino. Sono tanti i viaggiatori, gli scrittori, gli storici che nel tempo si sono lasciati stregare dal rosso del tufo al tramonto o dalle geometrie delle colline boscose e coltivate. La città di Urbi Peto è alta e strana, scriveva il poeta fiorentino Fazio degli Uberti a metà del 300. Ecco, ho preso da qui queste informazioni. Ce ne sono ovviamente tante altre, ma adesso non ci resta che guardarle e che raccontarle per scoprirle insieme, perché l'Umbria sarà anche zona rossa in questo periodo, ma resta sempre una terra pura, una terra di arte, fede e cultura, il cuore verde d'Italia, per l'appunto. Appunto, Orvieto, Urbs Vetus o anche Urbe Vetus, e da lì poi si è passati alla denominazione attuale, Città Vecchia. Il centro storico, infatti, è tutto antico, sorge su un'alta rupe tufacea, quindi rupe tufo, canali sotterranei, un'altitudine che arriva a toccare quasi 500 metri sul livello del mare, quindi parliamo di una città collinare, o meglio tra i 200 e i 400 metri, perché poi ci sono diverse alture, ma il centro storico si trova leggermente più in basso, ma siamo sempre in collina, nonostante siamo comunque in alto, su una rupe. Orvieto si raggiunge facilmente per chi voglia raggiungerla in treno con una funicolare.
perché la stazione di Orvieto è a Orvieto Scalo, la zona moderna. Da lì c'è una funicolare comodissima che conduce direttamente al centro storico in alto, dove la notte sembra quasi di essere sul set di un film dell'orrore. C'è quel mistero cupo che aleggia e che avvolge lo spettatore, il turista, ma che non fa paura, perché bisogna lasciarsi incantare dalla bellezza. Il simbolo di Orvieto è il Duomo. Prima Giorgio ce l'aveva accennato e ce l'ha fatto vedere in una delle tantissime opere che realizza. Il Duomo però è veramente un capolavoro del gotico italiano, iniziato nel 1290, o meglio la sua costruzione inizia in quel periodo. L'edificio quindi inizialmente è romanico, però poi subisce delle trasformazioni. Viene voluto per suggellare quello che fu un miracolo, il miracolo di Borsena, che il nostro Giorgio tra l'altro prima ha nominato, perché Borsena è una località a pochi passi da Orvieto che si trova in provincia di Viterbo, nel Lazio, che si adagia su uno splendido lago, bagnata dallo splendido lago di Borsena per l'appunto, un borgo delizioso. Il Duomo viene iniziato come edificio romanico, poi subisce delle trasformazioni, diventa un simbolo del gotico e lo è ancora oggi. E chi è che inizia il Duomo? È Arnolfo Di Canio, che è uno dei più importanti scultori ed architetti che l'Italia meridionale ha conosciuto, ma non solo, anche l'Italia centrale, molto attivo tra Italia centrale ed Italia meridionale, molto attivo anche a Roma per l'appunto. Arnolfo Di Canio però poi subentra Giovanni di Uguccione e si assiste a quella trasformazione che porta il Duomo ad essere considerato ancora oggi uno dei simboli del gotico addirittura nel mondo, che impressiona addirittura per la sua facciata, e lo state vedendo proprio alle mie spalle il Duomo, l'avete visto poc'anzi, eccolo qui di nuovo che ricompare, perché il Duomo di Orvieto è ovunque nell'immaginario collettivo della città, ma anche quando vi dirigete nella città stessa, quando camminate per le stradine, i vicoli, sembra che appaia ovunque e che tocchi il cielo con tanta tanta armonia. Il Duomo di Orvieto presenta questa facciata che è magniloquente, ecco, è monumentale, veramente monumentale, e anche dalla forma tricuspidale, complessa. Tra l'altro poi chi ha sancito la struttura attuale dell'edificio è stato Lorenzo Maitani, scultore ed architetto senese, che è subentrato dopo Giovanni di Uguccione e che ha rinforzato la facciata, questa facciata trittica dalla forma tricuspidale, anche con dei contrafforti. Ad impreziosirla poi abbiamo mosaici e bassorilievi. Quindi sembra veramente un dipinto già l'ingresso di questo edificio, che non può essere considerato solo un'opera architettonica, ma è un'opera d'arte a 360 gradi, perché è una sintesi tra architettura, pittura e scultura. Un ottimo biglietto da visita è sancito anche dal rosone della facciata, realizzato dall'Orcagna, un artista che era soprannominato così. Quando si entra poi si avvolti dalla bicromia dei marmi, oppure dalla solennità e dalla grandiosità degli spazi che sono luminosissimi, con delle sculture imponenti. L'abside, da lontano, sancisce quella che poi è la trasformazione che è toccata al Duomo nel tempo, perché l'abside è gotica. E il Duomo, pur presentandosi gotico, come vi dicevo, conserva comunque traccia di quel periodo romanico che fu la base, la partenza, che avviò poi questa costruzione. All'interno del Duomo però si fa un viaggio alla scoperta della storia dell'arte che cambia nel corso del tempo, perché vi è una cappella rinascimentale, con dipinti rinascimentali realizzati da Luca Signorelli, non un pittore tra i tanti, insomma. E la cappella è dedicata a San Brizio. All'interno vi sono delle rappresentazioni molto note, che le avrete viste sicuramente sfogliando qualsiasi libro. Un'immagine di Dante molto nota, ma anche dipinti che raffigurano uno dei tanti giudizi universali, forse uno dei meglio riusciti nel corso di tutta la storia dell'arte. Questo è il Duomo, ma il Duomo non è l'unico monumento di Orvieto. Il Duomo è solo il fulcro da cui partire per visitare un posto che è sospeso tra tradizione e innovazione, proprio come la bottega di Giorgio Campanari, perché Orvieto si è adeguata al trascorrere dei tempi, si offre a dei visitatori che hanno delle esigenze sempre più evidenti, sempre più moderne naturalmente, perché il mondo cambia, le trasformazioni vanno avanti, ma Orvieto conserva comunque la propria identità, un'identità che si può vedere in maniera evidente nella fisicità della Torre di Maurizio, che il nostro Giorgio prima
ha pure nominato, perché Giorgio è veramente un orvietano doc, voglio dire. Quindi io perché mai avrei dovuto collegarmi in diretta con lui soltanto alla fine? Ecco, ci voleva lui per presentare questo posto, ci voleva uno del posto che entra in simbiosi col territorio, che lo conosce bene. E quindi ecco che la Torre di Maurizio è un altro simbolo del territorio, ma poi dopo una chiesa e una torre non poteva ovviamente non essere annoverato come altro attrattore principale della città il Palazzo dei Papi, che è un palazzo gotico, che è sede del Museo dell'Opera del Duomo, ottimamente gestito, e che all'interno, tra i tanti dipinti, conserva anche un polittico realizzato niente poco di meno che da Simone Mazzini, pittore senese, attivo anche in Italia meridionale, attivo un po' in tutta Italia, voglio dire, si è spostato in diversi centri e in qualche modo ha lasciato le sue tracce anche qui, il senese Simone Martini, famosissimo per la sua Annunciazione e non solo. Ma Orvieto, come vi dicevo, non è soltanto una città di tradizione, non è solo una città che conserva un centro storico medievale molto intatto, è anche una città che guarda al futuro o che guarda un passato immediato in qualche modo, abbastanza recente, l'arte contemporanea, che trova la sua migliore espressione nel museo dedicato ad Emilio Greco, scultore del Novecento, che ha saputo conferire alle sue sculture femminili tutta la bellezza e tutta la sensualità con leggiadria e con grazia, e anche con una certa spiritualità a modo suo, a quella che è la figura femminile. Ne ha realizzate tante di opere che raffigurano donne. Opere di vario tipo troviamo nel museo Emilio Greco, opere che l'artista stesso, poco prima di morire, decise di donare alla città. Ed ecco perché è stato realizzato questo museo, per ospitarle. Non solo sculture, anche opere grafiche, litografie. Emilio Greco si è occupato un po' di tutto nella sua vita, ma noi lo ricorderemo sempre per quella dolcezza di forme, per quella morbidezza di forme che ha voluto conferire alla donna, alla figura femminile, che lui ha saputo omaggiare come pochi altri artisti del Novecento, se vogliamo. Io direi che però il nostro viaggio non può non continuare se prima non vediamo anche qualche altro filmato. Ecco, lanciamo anche un secondo filmato, perché la bellezza si deve rinnovare. Le mie parole possono essere soltanto retorica se voi non vedete quello che poi un giorno vedrete davvero, perché vi recherete ad Orvieto, lo spero. E questo è anche lo scopo di viaggiare con Christian. La speranza che un giorno potrete viaggiare anche da soli, in autonomia, ma con la speranza che avrete potuto apprendere qualcosa, non tanto da me, ma da posti che si raccontano e bastano già loro per insegnare a voi qualcosa. E direi che a questo punto, dopo il Museo Emilio Greco, andiamo un po' indietro nel tempo, perché ad Orvieto c'è anche il Museo Archeologico Nazionale. Un museo che ospita sarcofagi e vasi etruschi, un fiore all'occhiello dell'etruscologia. E sì, perché Orvieto è comunque una città che è stata abitata nel corso del tempo dagli etruschi. Gli etruschi, poi dopo gli etruschi ci sono stati i romani, poi ha subito tante trasformazioni, ha visto il passaggio di numerosi popoli, ma l'impronta è quella ovviamente, perché qua siamo in una terra di confine, in una terra di passaggio. Orvieto è in provincia di Terni. La provincia di Terni ha i confini tra la Toscana e il Lazio praticamente, quindi Orvieto non si può considerare una città strettamente umbra, cioè Orvieto è una città etrusca, diciamolo, il termine è quello, perché gli etruschi ci sono ancora e parlano ancora, perché c'è traccia di loro, c'è memoria di loro. Infatti l'etruscologia è tutto un mondo da scoprire, è tutta una disciplina che merita di essere studiata e di essere valorizzata, proprio perché in Italia abbiamo una terra così bella come Orvieto, e il Museo Archeologico Nazionale contribuisce sicuramente a valorizzare questi aspetti, ma anche il Museo Archeologico Claudio Faina, che valorizza lo stesso tipo di opere. Orvieto, come vi dicevo prima, ha anche dei canali sotterranei, la cosiddetta Orvieto Underground, che poi tra l'altro è simile anche a Viterbo, che è a pochi passi ovviamente dalla cittadina di Orvieto. Orvieto Underground è una bella esperienza, un'esperienza che non deve far paura neanche magari alle persone un po' più sensibili, perché è tutto in sicurezza, è ben organizzato il tour, e vi porta alla scoperta anche del Pozzo della Cava, tra i tanti cunicoli sotterranei, ma il pozzo per eccellenza di Orvieto, che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Peraltro è già un pozzo che è famoso in tutto il mondo, voglio dire,
è il Pozzo di San Patrizio, che è una struttura veramente singolare, uno dei capolavori del Rinascimento italiano. Fu voluto da Papa Clemente VII, che si rifugiò ad Orvieto dopo il sacco dei Lanzichenecchi avvenuto a Roma nel 1527. Lo scopo era prettamente idraulico, cioè quello di rifornire la città di acqua tutti i giorni dell'anno. Antonio da San Gallo il Giovane, però, che non era un architetto qualunque, ha reso quest'opera non semplicemente un'opera ingegneristica, ma un'opera d'arte a 360 gradi, perché sì, è vero, noi parliamo di architettura in questo caso, però la discesa attraverso quelle scale strette che poi portano giù dove c'è lo specchio d'acqua, e poi guardando verso l'alto si vede questo cielo che sembra penetrare con fatica all'interno dell'opera. Ecco, sembra quasi essere una sintesi tra architettura e scultura quest'opera, cioè sembra quasi una scultura animata in qualche modo, ed è animata anche dal visitatore che vi partecipa scendendo giù e ammirando dall'alto verso il basso il capolavoro ingegneristico per eccellenza dell'Italia centrale, perché mi permetto di definirlo così. Tra l'altro il Pozzo di San Patrizio ha una particolare sezione circolare che lo va a caratterizzare ed è poco distante dal Tempio del Belvedere, che costituisce praticamente il fulcro del parco pubblico. Parliamo di un tempio etrusco e tetrastilo che risale molto probabilmente alla prima metà del V secolo avanti Cristo. Quindi vedete come tra archeologia, arte contemporanea, Rinascimento, cioè sembra quasi che ad Orvieto si possa studiare la storia dell'arte meglio di un libro, in un certo senso. E poi c'è la natura del parco pubblico, i giardini pubblici, dove tra l'altro io sono stato d'autunno, perché io ci sono stato a inizio novembre ad Orvieto, era ancora autunno, non era ancora inverno, c'erano quelle foglie che veramente suscitavano pensieri poetici. E lo stesso avviene anche, se vi recate, presso quelli che sono i resti della fortezza del cardinale d'Albornoz, quindi la fortezza albornoziana, che si trova appunto a pochi passi da questo tempio del Belvedere, e il Belvedere ovviamente da lì è assicurato, voglio dire, ed è anche abbastanza scontato tutto questo. Dalla fortezza siamo un po' usciti dal centro storico, però ritorniamoci nel centro storico di Orvieto, perché è pieno di porte, di mura, che si sono conservate abbastanza integre. Poi, se passeggiamo per il corso, c'è il Teatro Comunale, che invece è un pochino più moderno, perché fu progettato dal Santini, un architetto del XIX secolo, e poi ancora Corso Cavour con la bottega di Giorgio Campanari, la Torre del Moro, che infatti ha nominato egli stesso, Piazza del Popolo con Palazzo Bracci, uno dei palazzi più importanti della città, un edificio laico importantissimo, Piazza del Popolo che tra l'altro è il cuore della cittadina, e poi la chiesa romanica di San Rocco, che è un altro luogo per eccellenza della cittadina. Altri edifici importanti di Orvieto sono il palazzo del Capitano del Popolo, poi abbiamo anche il Palazzo del Capitano del Popolo, che nacque come palazzo papale e che fu voluto da Papa Adriano VI nel 1157, un palazzo sia romanico sia gotico, che si caratterizza per un bello scalone trionfale, per delle decorazioni e delle trifore. Il viaggio continua, però io devo dare un secondo la linea alla regia, perché noi non dimentichiamoci sempre che c'è Luigi Cardone che ci sta dirigendo. Vorrei dare un attimo la linea alla regia, perché Luigi forse ha da dirci qualcosa. Luigi? Ci senti? Non si sente molto bene, purtroppo, c'è qualche problema tecnico. No, mi senti? Sì, ora ti sento. Sì. Allora, no, solo per dire che Giorgio ci ha mandato due foto per i saluti e ringraziamenti. Vediamole. E per dire, questo è Orvieto in questo momento. Non so dove sia, tu lo dovresti sapere meglio di me. Questa foto, ragazzi, ce la manda Giorgio Campanari, ed è una foto che è stata scattata poc'anzi, appena lui è uscito dalla sua bottega, e questo ovviamente è il palazzo del municipio. E la cosa che mi sorprende più di tutte, perché vedete quando uno è sintonizzato, noi adesso ci stavamo arrivando, cioè il nostro viaggio stava arrivando proprio lì, perché abbiamo parlato del Palazzo dei Papi, poi c'è Piazza della Repubblica, e Piazza della Repubblica è proprio questa, la stavo proprio per nominare, dove appunto sorge il Palazzo Comunale. Vedete come
com'è bello illuminato così, con i colori della bandiera italiana, che fa sperare. Speriamo bene che davvero si riprenda l'Italia da questa situazione, e ovviamente il mondo intero, non soltanto l'Italia, però questi colori fanno ben sperare. E sono contento anche del fatto che siamo sintonizzati, e questa è una cosa bella, il bello della diretta e della sorpresa. E Giorgio stasera poi, tra l'altro, ne ha fatte di sorprese, perché mai immaginavo di essere stato un principe nella mia vita tanto tempo fa. È stata una sorpresa sorprendente. Ebbene, il Palazzo Comunale l'avete visto prima dall'immagine, si caratterizza per questa facciata con loggiato, per queste finestre gotiche che sono al secondo piano, se ci avete fatto caso. Capisco perfettamente che con la luce del tricolore è un po' difficile magari scorgere lo stile delle finestre, però ci tengo a sottolineare che sono comunque finestre gotiche che impreziosiscono la facciata dell'edificio. Un palazzo che tra l'altro è stato costruito nel Rinascimento sul progetto di Ippolito Scalza, e sempre in questa piazza vi è, con il suo prospetto molto singolare, la chiesa di Sant'Andrea, che è stata costruita su rovine di un tempio etrusco del VI secolo, che presenta un campanile dodecagonale, dei capitelli di stile classico e degli archi all'interno che presentano delle doppie crociere, sempre di stile gotico. Quindi il gotico qui, voglio dire, ha marcato proprio il territorio, potremmo dire così. Il pavimento invece, si conservano tracce del VI secolo sul pavimento, un pavimento con disegni geometrici. Io direi di lanciare anche la terza clip, perché appunto il nostro motto è che la bellezza si deve rinnovare quando si è in viaggio con Christian, ma anche quando siete in viaggio voi, perché se c'è bellezza in un posto è giusto che questa bellezza si lasci guardare. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché poi Orvieto è piena di chiese, noi non le citeremo tutte, è impossibile. Però quando ci andrete vi invito a scoprire non solo quelle di cui abbiamo parlato stasera, di cui stiamo parlando adesso, ma anche tanti altri edifici di culto che la cittadina offre e conserva. Abbiamo la chiesa di Santa Maria dei Servi, che è da annoverare per un dipinto che raffigura la Madonna, un dipinto di Coppo di Marcovallo, altro artista importante. Poi abbiamo la chiesa di San Domenico, che sorge su rovine di un tempio romano, perché questo è tipico delle chiese, no? Sorgere su delle rovine di templi pagani, poi dismessi, che sono stati reimpiegati in parte o totalmente per la costruzione di edifici cattolici che sono arrivati successivamente. Questa chiesa, tra l'altro, quella di San Domenico, è importante perché all'interno conserva il monumento funebre dedicato al Cardinal de Breve, una delle opere più importanti di Arnolfo di Cambio, sempre lui. Vedete come ha marcato il territorio anche quest'artista. E poi c'è la chiesa di San Giovenale, che è molto probabilmente la chiesa più antica di Orvieto. Numerose necropoli si trovano nei dintorni, perché come la necropoli del Crocifisso del Tufo, cioè la rupe tufacea di Orvieto, sorge su delle vere e proprie necropoli, che sono le cosiddette città dei morti etrusche. E ora io direi di andare alla parte finale del nostro viaggio. Purtroppo è così, noi ci stiamo avviando verso la fine, però ovviamente restate sempre con noi, perché vi ricordo che dopo che il viaggio si è concluso c'è una clip che io ho girato ad Orvieto, che se vorrete rivedere la potrete ritrovare e riscoprire, per riscoprire questa bellezza che appunto si deve rinnovare, sul canale YouTube che io gestisco personalmente, I Viaggi di Christian. Lì ci sono tanti altri video che poi sicuramente nel corso delle puntate successive vedremo, però intanto questo video che vedremo alla fine sarà possibile riguardarlo ogni volta che vorrete, ogni volta che Orvieto vi mancherà prima di andarci, sul canale che gestisco, I Viaggi di Christian. Io direi di concludere con gli aspetti che hanno a che fare con le tradizioni, il cibo, il vino. Vi ricordo innanzitutto che a Orvieto si beve un vino DOC, perché Orvieto sorge sulla cosiddetta strada dei vini etrusco-romana. Orvieto è una cittadina con presidio slow food, si vive benissimo e si mangiano le mazzafegate. Le mazzafegate sono il piatto più tipico di Orvieto. Si tratta di salsicce dolci con corata di maiale, che voi potrete mangiare solo qui, o altre pietanze deliziose come la gallina ubriaca, il cinghiale in agrodolce. E questo è l'aspetto culinario, l'aspetto del vino. Però adesso io vi voglio raccontare una leggenda per concludere, prima di salutarci e prima di vedere quel meraviglioso video, meraviglioso perché mostra Orvieto, non perché ci sia io, attenzione. Vi volevo raccontare una leggenda, questa è una guida che acquistai sul posto, ben fatta, proprio sulla cittadina di Orvieto, e sicuramente vi potrà accompagnare ancora meglio di me alla scoperta di questo territorio.
Secondo un'antica leggenda, sullo scorcio del VI secolo giunse ad Orvieto su un carro trascinato da giovenchi il corpo di San Severo, un monaco proveniente dal territorio di Antrodopo. Si racconta che Rotunda, una nobile donna con al suo seguito un folto numero di persone, volle prendere possesso del corpo del santo, ma la sua mano rimase attaccata al feretro e non poté riaverla libera, se non dopo aver solennemente promesso di donare, per seppellire la salma, la chiesetta di San Silvestro e gran parte del possedimento dove la chiesa si trovava. Accanto a San Severo venne poi sepolto il corpo di San Martirio, che era stato uno dei suoi discepoli. Sulla base di questa tradizione si presume che l'abbazia sia stata costruita originariamente nel VI secolo, ma notizie sicure risalgono al XIII, quando si ha la certezza della sua edificazione da parte dell'ordine dei Benedettini. Questa era una leggenda molto singolare che ci tenevo a raccontarvi. Per quanto riguarda poi le tradizioni di Orvieto, c'è la festa del Corpus Domini, la festa della Palombella, sono feste di cui ha già parlato Giorgio Campanari, anche quella musicale dell'Umbria Jazz invernale. Quindi io direi a questo punto che, purtroppo, a me spiace dirlo, però è sempre così. I viaggi sono belli anche nella loro intensità, che può essere breve. In questo caso è stata un'intensità breve solo per una questione di lunghezza temporale, ma mi sembra che abbiamo colto bene la bellezza di Orvieto, mi sembra che l'abbiamo saputa apprezzare. Spero che potrete far tesoro di queste informazioni, spero che potrete davvero ammirare un giorno Orvieto da vicino, perché merita davvero. E per capirlo ancora una volta che Orvieto merita davvero, adesso ci gustiamo questa clip, quindi restate con noi. E tra l'altro in questa clip c'è una sorpresa, non solo c'è Giorgio Campanari di nuovo, perché io l'ho conosciuto così, attraverso questo filmato che realizzai nel 2019 quando andai, ma c'è anche una proprietaria di un bed and breakfast che si chiama La Casa di Tufo, un posto veramente delizioso, magico, la signora Jasmine, che io saluto con affetto, sperando che ci stia guardando. Saluto anche tutti voi e vi ringrazio per i commenti, per aver guardato e per aver apprezzato, spero, Orvieto. Ringrazio ancora Giorgio Campanari, Luigi Cardone alla regia e ricordo sempre i nostri canali social Facebook, Twitch e Instagram o 172 canale di Telefutura. Grazie a tutti di averci seguito e ricordatevi, la bellezza si deve rinnovare, i viaggi di Christian continuano, In Viaggio con Christian torna tra 2 settimane alla scoperta di altri paesi e di altri paesaggi e chissà quale altre sorprese ci dovranno svelare questi magici posti d'Italia. Buona visione, buona Orvieto. Siamo vetro sottile, siamo duri a morire, siamo fiori in un campo pieno di mille, siamo come una terra senza confine. Benvenuti ad Urbevetus, così l'antico nome di Orvieto, una delle località più splendide in Italia, situata in provincia di Terni, in Umbria. Sorge su una rupe tufacea che si erge alta e rocciosa, ben solida, che difende da secoli l'insediamento urbano di Orvieto. Una rupe che fa sorgere Orvieto a 323 metri circa sul livello del mare. Spiccano i tetti caratteristici di questi caseggiati e casette stile medievale, perché il centro storico di Orvieto conserva caratteristiche, suggestioni e atmosfere di altri tempi che rimandano in particolar modo indietro nel tempo di quell'età di mezzo che fu. Su Via Duomo rivivono le tradizioni artigiane di un tempo, come una delle tante botteghe qui presenti, e spicca sullo sfondo l'imponente mole della Torre del Moro, un tempo detta Torre del Papa. I lavori per la costruzione della cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo iniziarono nel 1290. Inizialmente la chiesa doveva essere romanica e l'interno presenta un impianto basilicale a tre navate.
poi però successivamente, considerando anche la facciata che con la sua mole riecheggia quella del Duomo di Siena che è gotico, successivamente appunto la chiesa divenne gotica, quindi possiamo dire più precisamente che si tratta di un esempio romanico gotico, ma in fin dei conti, stando a guardare la facciata, è uno degli esempi gotici meglio riusciti in tutta la penisola. La facciata è una sintesi perfetta di arti decorative ed architettura e fu fondamentale la presenza di Lorenzo Maitani nella direzione dei lavori per il cantiere. Infatti questa via che presenta questo splendido scorcio che dà sulla facciata è intitolata proprio a lui. L'interno è prezioso, ci rivelerà delle sorprese straordinarie in termini sia di pittura sia di scultura, ma intanto già la facciata ci prelude a questa grandiosità, a questa imponenza architettonica ma anche artistica nello stesso tempo. Da notare il rosone che spicca su tutto, opera dell'Ortania, ma anche i preziosi mosaici che impreziosiscono appunto ulteriormente un'opera d'arte a 360 gradi. La cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto si ammira specialmente per la presenza dello splendido ciclo affrescato da Luca Signorelli. La sua decorazione, sebbene in precedenza affidata ad artisti come Beato Angeli, come Benozzo Gozzoli, Pier Matteo D'Amelia e il Perugino, si deve soprattutto infatti a quest'ultimo artista, che iniziò il lavoro agli affreschi il 5 aprile del 1499. E si passa così dal Rinascimento all'arte contemporanea, con il Museo Emilio Greco, dove particolare cura è stata posta nella realizzazione di speciali apparecchiature per facilitare la visita a persone disabili e consentir loro di ammirare le sculture di Emilio Greco. Questa è la mia bottega d'arte, è una bottega che la mia Orvieto, e praticamente tutto sono... tutto è iniziato così per caso, ero un hobbista, poi ho iniziato ad aprire questo negozio e questo negozio è presente in città da un 6 anni. E che cosa faccio? Cos'è la mia arte? Faccio riproduzioni e personalizzazioni fotografiche in pittografia lignea, seguendo il canone dei Bickernai medievali, che erano i decoratori delle copertine dei libri. Oppure dai miei scatti fotografici, stampando i negativi su carta pergaminata, faccio gli acquerelli inerenti alla città di Orvieto. Sono adattabili e personalizzabili anche con altre città d'Italia e non solo. L'unica cosa, questa tecnica che si basa sulla stampa dei negativi dei miei scatti fotografici non è valida per il volto. Nei pressi di Corso Cavour sorge la chiesetta di Santa Maria dei Servi, fondata nel 1259, ma ritrasformata completamente in stile neoclassico dal Vespignano. Corso Cavour è l'asse principale del centro storico di Orvieto. Qui non è solo Medioevo, s'affacciano edifici che sono palazzi, ma anche chiese e chiesette che si trovano anche negli immediati dintorni, nelle immediate vie e viuzze del corso stesso, che appunto risalgono a periodi successivi a quello medioevale, quindi dal Rinascimento fino ad arrivare per esempio all'Ottocento o al Novecento, con l'imponente edificio del Teatro Mancinelli che si trova più avanti. Il corso Cavour è una piacevole passeggiata che poi diventa quasi oasi di bellezza pura quando si trasforma in viale alberato, arrivando fino alla Rocca Albornoziana e ad un altro dei simboli della città di Orvieto, ovvero il Pozzo di San Patrizio. Oggi è sede dei giardini pubblici di Orvieto, mentre nel 1364 fu voluta dal cardinale d'Albornoz, la famosa Rocca Albornoziana d'Orvieto, progettata dagli architetti militari Ugolino di Montemarte e Giovanni Orsini. Il panorama che si può godere dagli spalti spazia da Orvieto Scalo, ovvero la zona moderna del comune di Orvieto con la stazione ferroviaria, fino a tutta la valle circostante. Siamo discesi a circa 60 metri sotto il livello del mare, nell'antro profondo del Pozzo di San Patrizio,
voluto da Papa Clemente VII nel 1527, quando fuggì da Roma perché lì vi era il sacco dei lanzichenecchi, e allora decise di far progettare questo pozzo in modo tale che potesse essere rifornita d'acqua la rocca albornoziana precedentemente visitata. In conseguenza fu progettato con uno scopo utilitario, utilitaristico, potremmo dire, da Antonio da San Gallo il Giovane nel XVI secolo. Oggi invece è uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale italiana, molto insolita e allo stesso tempo molto suggestiva. Con una doppia scala elicoidale che costituisce questo corpo cilindrico, davvero ricco di riferimenti e storie. La peculiarità di questo pozzo è che porta il mio nome, non è una cosa da sottovalutare questa. Allora, questa è si chiama la casa di tufo perché qui a Orvieto è tutto tufo. Il tufo è sotto la terra, infatti c'è la visita di Orvieto Sotterranea, e dove si vedono tutte le caverne etrusche. E lì è tutto tufo, tutta la rocca di tufo e la casa è di tufo. Ecco, si vede anche qui. Sì, questi sono la cartina della provenienza dei miei ospiti, e si vede che vengono da tutto il mondo. Non so come hanno fatto a trovarmi, ma sono venuti, per esempio, dalla Nuova Zelanda. E addirittura dell'Alaska, ho avuto tre signore anziane dell'Alaska. Lei come mai ha scelto di vivere qui a Orvieto? Io sono scappata via da Roma, perché Roma è bellissima però invivibile, e mentre qui Orvieto, qui hanno inventato lo slow food e anche il slow vivere. Se qui si fa tutto slow e si vive bene. Prospetta su questa piazza la chiesa di Sant'Andrea. Al suo fianco una caratteristica e singolare torre dodecagonale che risale al Medioevo. L'interno di questa chiesa presenta una navata centrale scandita da colonne in granito molto preziose, dal materiale importante. Infatti, all'interno di questo edificio religioso ricordiamo che fu bandita la quarta crociata da Papa Innocenzo III e fu fatto Papa Martino IV alla presenza di Carlo I d'Angiò. Per quanto concerne le mie stampe, posso digitalizzare i miei acquerelli e marmorizzarli su tavola, e questo è il risultato finale. Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ed è giusto ricordare anche lei, Anna Marchesini, nata ad Orvieto il 18 novembre del 1953 e morta sempre ad Orvieto il 30 luglio del 2016. Abbiamo perso un'attrice teatrale, comica, doppiatrice, scrittrice e imitatrice davvero eccezionale, che ha dato una forte vitalità, un forte contributo al patrimonio della nostra cultura e della nostra nazione. Ha legato il suo nome al celebre trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che ha lavorato con continuità dal 1982 al 1994, ma ha saputo distinguersi per la sua verve comica e bravura.